Tantissimi di voi mi fanno sempre la stessa domanda e oggi vi voglio rispondere. Quando vengo in Messico, come faccio con internet? C'è una sim locale che posso fare? Se arrivate nell'aeroporto di Cancun, che è quello più famoso, no, non potete comprare nessuna sim. Se invece arrivate all'aeroporto di Città del Messico, lì c'è la possibilità di acquistare una sim locale. Io comunque vi sconsiglio di comprare la sim locale negli aeroporti, dato che c'è la wifi gratuita, e vi consiglio di comprarla in città. Ovviamente se voi siete nel villaggio turistico in un resort vi sconsiglio anche di comprarla perché è praticamente inutile. Ma se siete in qualsiasi città messicana, a ogni angolo c'è un Telcel, Oxxo, 7-Eleven. Oxxo e 7-Eleven sono dei negozietti che vendono un po' di tutto, dal cibo alle bevande, si possono pagare bollette e vendono anche la sim del telefono. Io non mi ricordo più come funziona in Italia, ma qua non ti chiedono né documento né nulla per comprare una sim. Quando acquisterete il vostro numero Telcel vi consegneranno questo pacchetto che include appunto la sim, come vedete, in vari formati in base al telefono che avete. Dietro ci sarà appunto il numero messicano, ma la cosa bella cos'è che quando voi la inserirete il numero WhatsApp resterà italiano. Quindi userete WhatsApp con il numero italiano, chiamate, quello che volete, ma i dati internet li userete con il numero messicano. Ci sono vari pacchetti che appunto Telcel offre. Io vi consiglio magari per 15 giorni il pacchetto magari da 100 pesos, che sono 5 euro, comprende 2-3 giga, non mi ricordo bene quanto è, per 15 giorni, perché solitamente state qua 15 giorni, e avete i social, quindi Facebook, Instagram, WhatsApp, tutto illimitato. E invece poi avete 2 giga, 3 giga per internet in generale. Quindi il mio consiglio è che se venite in vacanza in Messico di farvi una sim locale, perché è economica ed è molto utile. Se voi siete social, allora avete internet praticamente ovunque. O anche se siete in giro che vi perdete un po', almeno avete internet per il navigatore, per le mappe.